Ciao a tutti ragazzi. Il cervello è un organo molto complesso e la scienza ha cercato di svelare i suoi segreti. Vediamo come, partendo dalle origini. Galeno è stato il primo a condurre un esperimento per far capire alla gente che non è il cuore che decide le azioni, come nel caso del linguaggio, come si pensava prima, ma è il cervello. Galeno, nell'esperimento, ha reciso il nervo laringeo ad un maiale che grugniva. Appena gli è stato reciso, il maiale ha smesso di grugnire. La folla era sconvolta. Ma l'idea cardiocentrica è rimasta in ognuno di noi. Infatti si dice ancora oggi imparare con il cuore. Però non è del tutto sbagliato questa idea, perché bisogna sempre metterci del sentimento. Come io, quando ho creato il canale, oltre alla testa ci ho messo anche il cuore. Solo nel 1861 si è capito che il linguaggio deriva dall'area di Broca, un'area specifica del cervello. Una rivoluzione fu la scoperta dell'elettroterapia per i pazienti affetti da paralisi. C'è chi dice che sappiamo addirittura di più sugli abissi oceanici che sulla nostra mente. Il cervello elabora informazioni, pensieri, emozioni a meno dell'energia necessaria per alimentare una lampadina di 60 watt. Pensate un po'. Alcune azioni sono consapevoli, altre no. La consapevolezza sembra una cosa semplice, ma invece è l'esatto opposto. È un meccanismo molto complicato. Il mondo sembra essere composto da cose, oggetti, persone, ma invece sono atomi e molecole in continuo bombardamento su di noi. E il mondo è percezione, e noi lo percepiamo attraverso i sensi. Passa mezzo secondo da quando un'immagine diventa cosciente. Nel momento della precoscienza si può scambiare una cosa per un'altra, oppure si può sentire una cosa che non c'è. Il cervello assembla qualia, elementi di consapevolezza, partendo dal materiale grezzo ricevuto dagli organi percettori, dagli stimoli. Gli organi percettori reagiscono agli stimoli e mandano gli stimoli e gli impulsi nervosi al cervello. Al cervello poi inizia la trasformazione. Un'immagine si forma dalla retina. Dalla retina, poi stimolata dalla luce, arriva attraverso i nervi ottici al lobo occipitale, ma prima di arrivare passa per il talamo. Il talamo dà le informazioni al lobo occipitale, e dal lobo occipitale l'informazione si divide in due sentieri. Il sentiero verso su, ovvero il sentiero verso la corteccia parietale, e il sentiero verso giù, ovvero il sentiero verso il lobo temporale. Il sentiero inferiore, il sentiero verso il lobo temporale, è detto il sentiero del cosa. Perché? Perché sono delle memorie dette a lungo termine, o più specificamente, delle memorie potenziali. Ovvero quando vediamo una cosa, quando sentiamo una cosa, i neuroni si attivano e cercano, come nell'esempio della mela, una cosa rossa e tonda. E quindi poi da questo un'idea di mela. Questo vuol dire che tutto è catalogato. Se questo non avviene, c'è qualche problema, si subiscono dei danni cerebrali. Perché si possono scambiare, ad esempio, oggetti per persone,
c'è chi ha scambiato un parchimetro per un bambino, accarezzandolo. Questo deriva tutto dall'ippocampo, la struttura delle esperienze più personali, in pratica dei ricordi. Ad un paziente affetto da crisi epilettiche gli fu asportato l'ippocampo. E così ogni persona che vedeva la dimenticava appena scomparsa, appena uscita dal suo campo visivo. Quindi ogni giorno che poi vedeva anche sempre le stesse persone, è come se le avesse viste per la prima volta. L'ippocampo è una delle zone più colpite dalla demenza provocata dall'Alzheimer. Pensieri e emozioni diventano coscienti solo se spinte nel lobo frontale. Il sentiero opposto al sentiero del cosa è il sentiero del dove, verso su, verso la corteccia parietale. Il sentiero del dove viene ancora prima del sentiero del cosa. Qui non si parla di memorie potenziali, come dicevamo prima, ma l'esatto opposto, perché si agisce sulle basi di nuove informazioni e questo riguarda l'azione motoria. Questo sentiero attraversa l'amigdala, la struttura delle emozioni a forma di mandorla. Le emozioni prendono il sopravvento con il pensiero. L'amigdala addirittura decide se un'informazione, un'emozione è brutta o buona a partire da un quarto di secondo prima della consapevolezza e da quel momento si agisce prima della consapevolezza. La personalità è unita alle funzioni cerebrali. Questo cosa vuol dire? Che ognuno ha la propria personalità. La propria personalità è iscritta nel cervello e siamo tutti unici nel nostro genere. Siamo tutti diversi. Anche tra gemelli la personalità è molto diversa. E questo dipende dal network frontoparietale, ovvero l'area del pensiero e l'area della pianificazione. Anche se il cervello è formato dai geni, noi lo possiamo in un certo senso allenare. Con l'uso il cervello diventa una struttura particolare. Mischiando geni e personalità ci rendiamo particolari, unici nel nostro genere. E con questo concludiamo. Iscrivetevi al mio canale se vi è piaciuto questo video, lasciate un like e ciao!